Parliamo ora di economia con la riforma del credito cooperativo in primo piano in un convegno organizzato a Benevagenna dai vertici di Benebanca, presenti esponenti di spicco del mondo creditizio di Federcasse, oltre che esponenti del governo e delle istituzioni regionali. Presidente, una riforma necessaria che è stata accolta con grande favore e anche come un'iniziativa di grande responsabilità. Sì, abbiamo deciso di organizzare questo convegno perché la riforma del credito cooperativo sta entrando nel vivo, si sta arrivando verso la definizione del gruppo, se ci sarà una capogruppo solo ce ne saranno due. E si sta arrivando verso la definizione di tutti i punti, il contratto di coesione, la riforma partecipativa, tutta una serie di fattori che sono fondamentali per la crescita delle banche di credito cooperativo, per la crescita del mondo cooperativo. Noi la chiamiamo l'autoriforma del credito cooperativo. Si sono incrociate le nostre, i nostri impegni di riorganizzazione. Non tanto delle singole BCC, ma della forma organizzativa del sistema delle BCC con le richieste dell'Unione Bancaria. E il tutto ha prodotto una legge primaria, una legge dello Stato, che è stata emanata dal Parlamento nell'aprile di quest'anno e proprio nei giorni scorsi, il 3 novembre, disposizioni attuative della Banca d'Italia, che sono coerenti, con la legge primaria. Adesso che il perimetro normativo primario e secondario si è compiuto, dobbiamo costruire all'interno il gruppo bancario cooperativo, che non sarà un gruppo bancario come i tanti altri che ci sono, ma avrà nella sua originalità la possibilità di mantenere il ruolo, la licenza bancaria di ogni singola BCC e quindi continuare a sviluppare questo percorso storico di accompagnamento alle nostre comunità. Oggi abbiamo sottolineato due degli elementi fondamentali, io credo, della nostra quotidianità, due grandi Sergio valori. Dardanello, il territorio, questa riforma la attende, la teme? Il territorio oggi è diventato un problema, da un certo punto di vista, un'opportunità, se si legge invece la nostra storia del passato. Sui territori si sono costruite le nostre società, i nostri successi, le nostre economie. E oggi il territorio mi pare che in termini generali, anziché essere lo strumento sul quale noi giochiamo le sfide del futuro, in questo momento è messo un po' in dubbio, perché si sta smantellando all'interno del territorio quei presidi istituzionali che sono stati fonte di questo nostro percorso, di questo nostro cammino, e si sta cercando di dare con delle giuste, magari, interpretazioni di economia, aggregazioni che probabilmente però non daranno in futuro gli stessi identici risultati. Anche nel mondo bancario si sta predisponendo una riforma in questa direzione. Le banche di credito cooperativo, oggi questo importante convegno, sta dibattendo quello che sarà il suo futuro. Ma sono state insieme al sistema delle imprese, insieme alle istituzioni locali, l'elemento portante, ad esempio, che in provincia di Cuneo ha creato addirittura un modello economico e non solo in provincia di Cuneo, ma in Piemonte, in tante altre parti d'Italia. Ecco, in qualche modo non presidiare il territorio e non dargli con una vicinanza come il mondo cooperativo ha col sistema delle imprese e delle famiglie, con un rating familiare che non può essere assolutamente paragonato a dei freddi numeri che rating economici in qualche modo danno all'impresa, probabilmente se questo non fosse, probabilmente veramente pregiudicheremo molto degli spazi futuri. Stiamo attenti a tutti questi movimenti e siamo oggi qui pronti per ascoltare, per capire quali che sono quello che ci verrà detto da parte dei massimi vertici della Federazione Nazionale, qui il presidente di Federcasse Azzi. Sistema delle banche fa bene. In Piemonte, per parlare del Piemonte, ci sono 450.000 imprese su meno di 4 milioni di abitanti, vuol dire che l'impresa è l'elemento cardine anche della nostra società. Ed essere vicino all'impresa vuol dire essere vicino alle famiglie e credo che nessuno come il sistema delle BCC
BCC del credito cooperativo, che ha anche finalità altruistiche in questa direzione, ha svolto un ruolo proficuo in questa, che ci ha portato oggi ad essere quelli che noi siamo. Ecco, oggi riorganizzarle, giustamente sì, sta cambiando il mondo bancario, sta cambiando anche i rapporti che si ha col territorio dal punto di vista del credito, ma preservarli, una loro presenza magari anche aggregata sul territorio, credo che sia indispensabile se non vogliamo compromettere tanti anni del nostro futuro. Le conseguenze. Questo era stato un esempio non virtuoso.